Ultimo turno del campionato di eccellenza che non ha più nulla da scrivere perché nell'anticipo della mattina il San Marco ha battuto il Trinità Poli Orta Nova, quindi è condannato al play-out, ma scende in campo contro il Città di Mola, ormai lontano dai giochi promozioni. Direzione di gara affidata al signor Matteo Giudice della sezione arbitrale di Frosinone, assistenti Tangaro di Molfetta e Pedico della sezione arbitrale di Barletta. Calcio d'avvio con l'ex Garcia, schierato titolare quest'oggi per la formazione ospite, che passa subito in vantaggio con il gol di Terrevoli servito da Piperis, il gol dell'1 1-0 per la formazione bianco-azzurra, quest'oggi in maglia rossa al quinto minuto. Poi il colpo di testa, la deviazione di Capossele che salva la porta dell'Orta Nova, il cross di Garcia, pallone in mezzo, l'intervento di Taccogna, il pallone alto. Poi è di Dedda a fare tutto da solo al 21° minuto, la conclusione del numero 7 che porta l'Orta Nova in parità. Il gran gol del 2004, vediamo qui la battuta di sinistro da parte del numero 7 che trova una gran rete, proprio lui che serve l'intervento di Grasso, va alla conclusione, poi è col mio ad avere due volte occasione per il pari, interviene Sibilio e salva la porta della formazione ospite. Arriva poi un calcio di rigore al 33° minuto per il fallo su Guadagno. Dal dischetto si presenta Cormio che spara alto sulla traversa. Passano 5 minuti, il cross in mezzo, l'intervento falloso su Di Dedda, arriva un nuovo calcio di rigore per la formazione dell'Ortanova. Dal dischetto si presenta questa volta Lombardi che calcia, interviene Sibilio, spreca due rigori in 5 minuti l'Ortanova, davvero un momento no per la formazione biancoazzurra. Al 37° arriva poi il gran calcio di punizione di Fanelli che riporta in vantaggio il Città di Mola, la bellissima conclusione da parte del numero 10 che spiazza Capossele e riporta in vantaggio la formazione ospite. Finisce il primo tempo con la formazione barese al riposo sul 2-1. La ripresa si apre con questa conclusione di Terrevoli alta sulla traversa, ci prova anche Taccogna, il pallone sul fondo, prova Lombardi a replicare per l'Ortanova, il pallone alto sulla traversa, fa tutto Guadagno in questa occasione, la gran conclusione, la gran risposta da parte di Sibilio, poi ancora Ortanova con la conclusione di Egidio servito da Di Dedda, pallone sul fondo, ancora Ortanova con la battuta di Bruno, poi è Lombardi a mettere questo pallone in mezzo, l'intervento di Bruno e la deviazione sfortunata di Dentamaro che permette all'Ortanova di trovare il gol del 2-2. Qui rivediamo la conclusione sfortunata da parte del difensore della formazione barese, ci prova ancora Di Dedda, pallone sul fondo, poi ancora l'Ortanova con Prieto, pallone alto sulla traversa. Al 73° minuto resta in 10 l'Ortanova per il fallo di Ferreira De Sousa, davvero dubbia l'intervento da parte del direttore di gara che espelle il calciatore portoghese. Passano 2 minuti e viene espulso anche Prieto, due rossi pesanti che priveranno l'Ortanova dei due calciatori. Arriva ancora un'altra occasione per la formazione ospite con il cross in mezzo, il pallone sul palo sulla deviazione, poi Ediagne calcia fuori. Finisce la partita con il risultato di 2-2, Ortanova che tra 2 settimane dovrà sfidare il San Marco nella gara play-out. Finisce la stagione invece del Città di Mola che termina con il 5° posto per la formazione di mister Vito Castelletti.